Principessa Bess. Guilford. Jane. Vieni. C'è Seymour dietro a tutto. Cosa? Ha avvelenato Edward e ha mandato gli assassini nel bosco. Hai le prove? Non ancora. Ho interrogato la testimone, una cuoca a palazzo. E lei guardava Seymour e ne era terrorizzata, credimi. E poi è scappata via. E si è trasformata in Raytheon. E l'hanno uccisa. Come fosse niente, una cosa normale. Jane, dobbiamo parlare. È una situazione insostenibile. Il recente cambiamento del rapporto tra noi influisce sul nostro accordo. A me serve ancora una cura e tu vuoi ancora il divorzio. La domanda è facile. Il nostro accordo è valido? Lo è, ma ora abbiamo problemi più grandi. Jane, ogni secondo che rimango qui crea un pericolo a te, a mio padre e a me stesso. Perché non riesci a capirlo? Io lo capisco. Allora perché non ci hai provato? Sono stata occupata, non ha funzionato niente. Dovresti essere tu la scienziata, sei tu quella che hai il pensiero leggendariamente arguto. Lo sono, e ce l'ho. Ti stai arrendendo, secondo me. Oh, io non mi sono mai arresa a niente in tutta la mia vita. È così? È così. Davvero? Davvero. Allora dimostralo. Mi dispiace. So che non vuoi. Dovrei andare. È una buona idea. Guilford. Padre, bentornato. Vai da qualche parte? La vita matrimoniale ti ha già sconvolto? È stato un errore. Lei non mi aiuterà come pensavate e potrei già avere un bersaglio sulla schiena. Andrò a Firenze. C'è una biblioteca lì in cui è conservata una lettera di San Francesco d'Assisi che potrebbe... Cosa? Quel babbeo non ha nessuna buona idea. Non posso restare qui. È impossibile. Oh, dai, cosa ti ho insegnato? Niente è impossibile. Guarda me, ero condannato a morte ed eccomi qui, vivo. E questo grazie a tua moglie. Ah, figlio mio, è ora di parlare del tuo futuro. Andiamo, siediti. Jane deve nominarti re. Non potete dire sul serio. Come consorte non sei niente, al massimo una specie di giocattolo carino. Ma come re hai il potere, sì, di proteggerti e cercare una cura. Puoi dedicare ogni momento, ogni risorsa alla tua ricerca. E fino a quel giorno felice sarai al sicuro con la tua corona seduto sul trono. Che c'è? Sposare Jane non ha mai avuto a che fare con la mia cura. Si trattava del regno, vero? Si trattava di voi. D'accordo. Sono un orribile mostro perché voglio che mio figlio sia re d'Inghilterra, sì. Per voler riscattare una volta per tutte il nome della mia famiglia. La verità, Guilford, è che ho speso una gran quantità di energie, denaro, ho infranto la legge, messo tutti in pericolo, nascondendo il tuo segreto solo per tenerti in vita. Tutto ciò che chiedo in cambio è questo. Quindi non permettere che il tuo unico difetto oscuri la tua grandezza.